Quello che ricordo è un fulmine molto invadente. Ricordo il suono della sesta corda della chitarra e non ho neanche pensato subito di voler conquistare questo suono, di volerlo assecondare. Ne sono solamente rimasto invaso. Per i miei 9 anni ricevetti in regalo un disco, un Greatest Hits degli America e c'era la traccia numero 9 che era su LP e che si chiama Sister Golden Hair. E questo brano lo ascoltavo, non credo, meno di 20 volte al giorno. Ma non è che era bello o mi piacesse per qualche motivo, dovevo ascoltarlo. Crescendo e appassionandomi ad altre cose, le mie scelte si stavano un po' indirizzando verso il pensiero di andare via e di cercare per quello che sentivo come mia caratterizzazione il luogo più adatto, il quale era Nashville. Io sono andato a Nashville, ho fatto solo il biglietto d'andata e non c'era il pensiero di ritornare. Perché quello che mi sembrava di aver capito che io potessi fare un po' meglio era quello che stava lì. Arrivando lì, dopo qualche tempo, mi resi conto che qualsiasi cosa io sapessi fare a qualsiasi livello, se valeva la pena farlo nella mia terra. Capire esattamente cos'è che voglia dire un linguaggio personale o un'essenza da musicista, probabilmente non l'ho capito neanche oggi, ma è un percorso molto, molto lungo e ci sono passato attraverso varie fasi nel tentare di poterlo capire. Che la musica appartiene alla persona che la fa. E poi appartiene alla persona che l'ascolta e quindi cambia faccia ogni volta.